Oggi piove un bel po', siamo venuti a Shinjuku e siamo dentro il più grande magazzino. Non si vede niente fuori perché piove un bel po'. Qui ci sono un po' tutti i ristoranti e niente, adesso sono da solo perché non c'è cosa per cagare. Non so se si vede qualcosa fuori. Ciao, siamo in Giappone. Parla più forte. Siamo in Giappone, a Shinjuku, e adesso entriamo in questo grande magazzino. No, siamo già entrati. Siccome piove e non credo tutto bagnato, userò questa cosa tipicamente giapponese. E l'ombrello non si bagna. Fabio mangia un gamberetto con le bacchette e lo taglia. Allora, ammetto che siamo venuti in questo posto che ce l'ha consigliato uno di Bologna, che c'è il ristorante qui vicino. Ristorante italiano. Ristorante italiano. Mangia quel gamberetto. E noi siamo andati dentro. Fammi parlare un attimo. E noi siamo andati dentro il ristorante a chiedere consigli per un altro ristorante giapponese. E ci ha parlato in questo posto molto giapponese. Adesso sto provando a mangiare questo gamberetto, però come si fa a tagliarlo? Devi tagliarlo in mezzo. Sai che buono? È buono, sì. Invece vi faccio vedere cosa mangia Gekko. Ecco. C'è un'invidia pazzesca per quella zucca. È una frittata con della cipolla, dell'uovo messo nel brodo. Però è buono. È una sbobba. Adesso gliela faccio sentire. Apri quel robo. Cosa c'è dentro? Vongole. Vongole. Poi ci hanno portato del tè, che è gratis. No, cioè, ma quella roba lì ci devi immergere la roba e poi la mangi. Aspetta che si apre. Mi sa che vuole la tua? Sì, quello. Adesso ci mangerò il gamberetto con il riso. Dopo vi dico com'è. Buon pranzo. Allora, siamo ancora al 5° piano di parte del governo e adesso guarderemo fuori dalla finestra. Prima però per vedere cosa c'è. Ah già, prima dalla finestra si vedrà questa cosa qua, più o meno. Vai piano. E adesso fuori dalla finestra. Non c'è niente. Perché è una giornata piovosa. Eh sì. Fa vedere che siamo in fondo. Dai, no, in fondo. Siamo quasi in cima, lì si vede la punta di palazzo. Eccolo, eccolo. Stiamo andando al Pentax Forum. Siamo dentro il Mitsui Building e ci dovrebbe essere il Building. Sì. E qui c'è il Pentax Forum dove c'è un bel po' di macchine fotografiche. E adesso cerchiamo dov'è perché l'edificio è grande. Allora, Carlo, sai spiegarci la cartina, visto che qui c'è la mappa e le indicazioni, dove si trova? Sì? Dobbiamo andare a... No,
Adesso scorriamo la lista di nomi. Abbiamo questa lista di nomi molto completa. Come potete vedere è facilissimo in Giappone trovare questi. Ah, laggiù ci sono delle scritte in un linguaggio noto. Ce ne sono tipo 5 su 200. Cosa, Gecko? Fai molto professore con quella bacchetta lì. No! Poi? La Puma Japan? Chissà questi nomi qua che roba sono. Poi? Poi cerchiamo la testa di Fumi, Pentax Forum. Bene. Andiamo. Praticamente mi ha dato 4 biglietti in più. Perché? Perché praticamente per tornare da Hiroshima a Tokyo, facendo le tratte, devi avere comunque un biglietto che ti dice che da Hiroshima e ti torneranno a Tokyo. Comunque ce l'ho fatta. E comunque prendiamo il Nozomi per questo andare. È più veloce. È più veloce, sì. Adesso ti dai i biglietti, così non ce li confondiamo più. Allora. Guarda quanti sono? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 biglietti. Allora, Tokyo Hiroshima. Papi, la Shinagawa? No, da qua. Perché qua? Gliel'ho chiesto io. Perché Shinagawa? Io gli ho chiesto, questi partono da Shinjuku? Sì. Hiroshima Tokyo, questo è il biglietto che dobbiamo tenere per il ritorno. Hiroshima Tokyo. Hiroshima Osaka, Hiroshima Osaka. Osaka Kyoto, Kyoto Shinagawa, però Tokyo Shinjuku, ma cioè Kyoto Shinjuku, però mi ha messo Shinagawa, però mi ha detto che si torna Shinjuku. Vabbè, mi ha dato gli orari, tutto a posto. In inglese? Me li ha stampati. Ok. Gecko, spiega dove siamo. Siamo a Kabukicho.
che è il quartiere più pericoloso del Giappone. E siamo entrati in un locale seguendo dei bambini e adesso stiamo scegliendo cosa mangiare. Prendiamo il polipo intanto. Poi vediamo. Quattro portate le tendiamo. Questo è un posto un po' lusco. E noi, visto che era il quartiere più pericoloso di Tokyo, come si chiama? Kabuchiko, noi siamo venuti nel posto più lusco che abbiamo trovato. Però è pieno di fioli. È un locale un po' atipico per Tokyo, perché non mi sembra proprio un locale giapponese, a parte i giapponesi che ci sono. Cioè, è pieno di giapponesi. Noi siamo gli unici che non sono giapponesi. Che discorsi fai? Quasi detto. Che discorsi fai? Guarda. Voglio farvi vedere una cosa che c'è in questo ristorante che danno così sul tavolo. Questa roba qua, che boh, sembra, non lo so, sembra tipo fava, fagiolini, però non sa assolutamente niente. Niente, proprio niente. Sono sempre in Giappone e adesso mangerò della carne di cavallo cruda. Ripetilo. Mangerò della carne di cavallo cruda. È di cavallo, eh? Com'è? Qua sciappetta, sono buono. Cioè, sciappa tipo dolce o salata? Sciappa. Cioè, non sa niente. Quella di asina era più buona. Fammela provare. Anzi, fammela provare. Ma che mi... Visto che ci sono gli stecchini, io usufruisco. Ma è vero che non sa niente. Al prossimo piatto. Ciao, sono sempre in Giappone, adesso mangerò. Questo è per la Sara, di. Non c'entra la Sara, io faccio film per me. Perché? Mangerò del polipo crudo con la salsa wasabi. Si chiama wasabi la salsa, eh? E dico che effetto c'ha questa salsa? Mi hanno detto piccantissima, non l'ho mai mangiata. Non mi sa poco, sentiamo adesso. Guardiamo come è fatta. E questa robaccia verde qui. Ma è solo piccante o fa anche schifo? Con polipo crudo e... No, seppia cruda e polipo crudo. Mi dai 100.000 yen se la mangio tutta? Quanti sono 100.000 yen? 350 euro. No, forse per qualcosa di meno possiamo comunque parlare. Il polipo crudo non va giù, eh. Adesso lo proverò. Tieni. Ci devo mettere anche la salsa wasabi? Io posso, sì. Già è difficile prenderla. Ok, ci sono, eh. Cosa vieni, mettene un po'. Forse è troppo, eh. No. Basta. Fabio, troppa. È troppo. Quando ti arriva, non è che... Vabbè, mangiala. Ah, ho capito, forse è troppo, era ironico. No, forse è troppa. No, è... Ti mastica. Quando ti arriva la salsa? Ma porca troia, si fa già tanto bene con lo stecchino. A parte quel polipo non si cazzo giù. Cioè, non so di niente, però è plastico.
Claro. Guarda quello. Che cazzo di bacchetti di merda. Hai fatto io la salsa? No. Adesso Fabio mangerà della carne di maiale cruda. Sì, l'abbiamo affumicata. Appena chiesto perché non eravamo proprio sicuri di quello che poteva essere. E ci ha spiegato che è carne di pig, cioè maiale, cruda, affumicata almeno 3 ore. Quando riuscirò a prenderla sarà affumicata anche da 4 ore. Non abbiamo chiesto cos'è questa salsa, ma sembra maionese. Sembra tipo gli scarti del maiale. Tutta grassa, sarà... Come si chiama? Ah, tipo coppa di testa. Però la coppa di testa è più buona. Questa è molto buona, sembra maionese delicata. Devi mangiare pure carne. È ottima, la maionese è ottima. Andiamo ai Hiroshima.